Ambienti di lavoro sicuri e sani, questo è il titolo di un convegno promosso oggi dalla Prefettura di Parma. Vediamo. Noi abbiamo rilevato nel 2017 un incremento degli incidenti mortali, una diminuzione invece degli incidenti non mortali che si sono verificati e raffrontati nello stesso periodo degli anni precedenti. Il dato che emerge è un invecchiamento progressivo della popolazione impiegata nel lavoro e la necessità di adottare accorgimenti sia individuali che aziendali proprio per promuovere la salute. L'allarme derivante dall'aumento degli incidenti mortali avvenuti nel corso della prima parte del 2017 sui luoghi di lavoro rispetto allo stesso periodo del 2016 è stato dibattuto stamani in un convegno organizzato alla Camera di Commercio di Parma nell'ambito della Settimana Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro. Un convegno promosso dalla Prefettura di Parma in collaborazione con azienda USL, INAIL, INPS, Unione Industriali e Vigili del Fuoco. Questo è un incontro che si inserisce nella 43ª settimana della sicurezza sui luoghi di lavoro proprio per fare un po' il punto della situazione. C'è un confronto, un'analisi e a compasso allargato di tutti i dati finora rilevati fino al 30 settembre 2017 confrontati con lo stesso periodo dell'anno precedente, del 2016. Siamo tutti impegnati e dobbiamo essere impegnati per assicurare la sicurezza nei luoghi di lavoro, perché è stato sottolineato più volte la sicurezza non si è intesa come un peso, come un costo, ma come un valore che deve riguardare tutti. Deve riguardare l'azienda, deve riguardare il datore di lavoro, i lavoratori e l'utenza che ruota attorno al mondo del lavoro. A livello nazionale l'Emilia-Romagna è la seconda regione in cui si è registrato il maggior numero di denunce in Italia. Al primo posto, nel primo semestre 2017, la Lombardia.